Buongiorno e bentrovati. Prima edizione del nostro telegiornale, il giorno dopo la sentenza della Corte dei Conti che lo ha condannato a risarcire il Comune di 163.000 euro per danno erariale, il sindaco di Aci Catena, Nello Oliveri, annuncia ricorso. Nel servizio di Salvo Cutuli l'intervista al primo cittadino e anche le osservazioni dell'opposizione. In paese non si parla d'altro, la sentenza di condanna in primo grado della Corte dei Conti di Palermo per danno erariale nei confronti del sindaco di Aci Catena, Nello Oliveri, che dovrà risarcire l'ente per un importo di 163.000 euro in seguito ad un incarico affidato ad un professionista esterno al Comune nel 2017, scatena le opposizioni che affilano le armi in vista delle amministrative della prossima primavera. Per gli oppositori politici una ghiotta occasione di attacco contro l'operato del primo cittadino, l'esponente della minoranza, Davide Quattrocchi, fu tra coloro che nel 2017 sollevò la vicenda in sede consiliare. Tutta l'opposizione nel 2017 ha avuto modo di sollevare questa questione, avevamo visto che qualcosa non andava. Abbiamo operato, mi preme dirlo, nella massima buona fede, nel senso che abbiamo prima sollecitato in maniera informale su questo aspetto l'amministrazione, poi diciamo senza una risposta da parte dell'amministrazione l'abbiamo sollevata formalmente in consiglio comunale e solo dopo diversi mesi ci siamo sentiti costretti a rivolgerci all'assessorato, alle autonomie locali, che poi ha fatto il suo corso. Non siamo felici, onestamente. Sapevamo che qualcosa forse era andato storto, che doveva essere fatta meglio. Oggi ne abbiamo avuto la conferma. È chiaro che si tratta solo di una sentenza di primo grado, questo bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo. Però probabilmente Aci Catena meritava di più, sicuramente. Nella cittadina del Limone Verdello la sentenza di condanna, anche se di primo grado, dunque non definitiva, apre scenari di scontro e confronto tra i contendenti in vista della corsa elettorale per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Un assist per gli avversari, verdetto dei giudici contabili che hanno bocciato l'operato del sindaco caduto su una questione amministrativa di cui il diretto interessato ha annunciato che ha già dato mandato ai suoi legali di ricorrere in appello. Il consigliere Giovanni Grasso solleva la questione morale. Quando si palesava, voglio dire, l'eventuale incarico di assessore a dei consiglieri comunali, gli è stato negato proprio dal sindaco dicendo che per una questione morale, avendo un procedimento in corso, quindi non una sentenza, ancora un semplice procedimento in corso, non era opportuno. Quindi che è stato condannato in primo grado, a questo punto mi chiedo se magari lui attuerà gli stessi principi che dettava per gli altri e si dimetterà. Il sindaco Nello Oliveri si professa tranquillo e in grado di smontare la tesi dell'accusa in sede di appello e rimanda al mittente ogni considerazione su una vicenda di cui si dice certo saprà far valere le proprie ragioni e in ogni caso l'assicurazione sottoscritta contro la responsabilità amministrativa osserva eventualmente garantisce l'ente e di rimando la collettività. Stranamente sono stato incriminato solo io nella qualità di sindaco. Ricorrerò in appello, di cui già ieri sera ho sentito il mio avvocato e sta iniziando a lavorare a ricorso da presentare in appello, e solo dopo la sentenza d'appello si potrà dire se Oliveri ha sbagliato e quindi merita di essere condannato, o se Oliveri, come sono convinto, ha agito nel giusto, dovendo non solo difendere l'ente ma adottando gli atti, a mio modo di vedere, nel senso più stretto e corretto del termine. Se il principio è questo, che qualsiasi sindaco d'Italia per necessità è costretto ad assumere attraverso l'ex articolo 110 del TUEL temporaneamente dipendente, si potrebbero incriminare e condannare tutti i sindaci d'Italia. Così non è. Mi permetta di dire anche che, siccome non ho rubato, non ho preso mai tangente, se c'è in questo momento questo intreccio di carattere contabile, con la serenità che mi contraddistingue, perché io non sfuggo mai dai problemi, io affronto i problemi anche quando non mi piace, è una rogna, me ne rendo conto, ma ho la serenità d'animo e sino alla fine io la difenderò. Fondi del PNRR a Catania, tre le linee direttive progettuali per migliorare la qualità della vita in città e nell'Interland, oggi Consiglio Comunale straordinario. Catania non vuole farsi sfuggire i fondi del PNRR, modulato ovviamente dal governo centrale, ma che devono ricadere sui territori attraverso un sistema di progettualità efficace e confacente alle aspettative appunto degli stessi territori. Oggi di questo si è parlato in un consiglio comunale straordinario, chiesto da diversi consiglieri, primo firmatario il presidente della quinta commissione Angelo Scuderi,
per capire come la macchina comunale si stia attrezzando. Civico consesso ancora una volta svolto in seduta mista, con qualche polemica sull'oggetto, ma che guarda al futuro. Sì, assolutamente, perché stiamo parlando di 186 milioni di euro, una cifra con tre progetti non inferiori ai 50 milioni di euro, e quindi è un'occasione da sfruttare, soprattutto sappiamo benissimo che le casse comunali oggi non vivono una luce splendente, purtroppo. Digitalizzazione, impianti green, le scuole, questo è il percorso. Catania punta parecchio, però questi progetti non sono solo destinati alla città di Catania, sono destinati all'area metropolitana. Catania e i 58 comuni che ne fanno parte, ma Catania giustamente può presentare qualche progetto dei tre progetti, e quindi sarebbe una bellissima opportunità per la città. Progetti singoli o integrati con le altre realtà della provincia, qualcuno lamenta delle storture nell'impianto complessivo nazionale, anche con competenze differenti e differenziate. Enrico Trantino è l'assessore ai lavori pubblici della città di Catania. Tre possibilità progettuali per un importo minimo di 50 milioni di euro, un importo complessivo di 186 in ambito metropolitano e quindi su scala provinciale. A Catania ne spetterà uno, abbiamo chiesto di realizzare uno di 86 milioni di euro e abbiamo sentito, così come era nostro dovere, l'associazione, abbiamo sentito l'università, abbiamo sentito tutta quanto una serie di soggetti che potessero contribuire con il loro sapere, con la loro conoscenza del territorio a fornirci delle linee guida che noi in qualche modo stiamo percorrendo per poi presentare questo studio di fattibilità, la cui scadenza è il 7 di marzo. Quindi siamo assolutamente al passo con i tempi. La visione generale prevede, tra l'altro, degli interventi nei quartieri periferici. Stiamo seguendo delle direttrici generali che vanno per alcune opere di rigenerazione urbana a San Berillo Vecchio, per poi sposarci sul Librino e su Monte Po con realizzazione di parchi urbani, su cui però ancora dobbiamo andare più nel dettaglio, perché è un lavoro che progressivamente ogni giorno si nutre di novità che ci consentono di essere ancora più approfonditi rispetto al giorno precedente. L'integrazione progettuale con il Calatino e l'Acese. Il problema però purtroppo è che c'è una proposta del Calatino che non conosco, una proposta dell'Acese che non conosco, ma io temo però che in qualche modo, se non vi è un'integrazione con la città capoluogo, ci possono essere delle criticità poi nell'approvazione, ma comunque non è un tema che mi riguarda, nel senso che poi di questo se ne deve occupare il Ministero. Mi può riguardare nella misura in cui ci stiamo preoccupando di dover prevedere in alternativa un secondo progetto, ma tutto questo chiaramente voi comprendete è frutto di una serie di intese, di confronti anche con altre parti politiche, parlo dei comuni della provincia, che stiamo comunque tenendo in debita considerazione. Restiamo sul pezzo. A proposito di comuni della provincia, grazie ai fondi del PNRR potrebbe essere la volta buona per la realizzazione del parco divertimenti nell'area dell'ex cartiere Asiace di Fiumefreddo di Sicilia. I sindaci di 10 comuni dell'area ionico-etnea riuniti assieme a Riposto per chiedere il finanziamento. Il parco tematico di Marina di Cottone a Fiumefreddo di Sicilia, un sogno inseguito da decenni dai comuni dell'area ionico-etnea e che adesso potrebbe divenire realtà attraverso la rifunzionalizzazione e il recupero dell'area dell'ex cartiere Asiace, un'opera strategica a cui ambiscono i sindaci dei comuni di Riposto, Giarre, Mascali, Santa Venerina, Fiumefreddo, Castiglione di Sicilia, Milo, Piedimonte Etneo, Lingua Glossa e Sant'Alfio, che si sono riuniti a Riposto per nominare quest'ultimo comune capofila con compiti di raccordo con la città metropolitana di Catania, proprietaria dell'area. Un intervento da realizzare con i fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla città metropolitana sono stati assegnati oltre 185 milioni di euro per il periodo 2021-2026 destinati alla realizzazione del piano integrato. È in questo quadro, su iniziativa del sindaco Enzo Caragliano, che i sindaci si sono riuniti nella sala consigliare per compiere il primo passo verso la realizzazione del progetto, con la stipula di un protocollo d'intesa per la costituzione di un raggruppamento tra i comuni. L'impegno assunto è quello di richiedere congiuntamente il finanziamento di 50 milioni di euro. Un unico progetto che possa essere proprio approvato, perché non ha altri concorrenti, superiore ai 50 milioni di euro, che parte soprattutto per quello che è il risanamento e il rilancio del nostro territorio. Senza esserci alcun oggetto oppure sentimento di campanilismo, abbiamo trovato la sinergia della politica sana, dicendo che il recupero dell'ex cartiere Asiace, facendo la famosa
Disneyland meridionale, sarebbe stato di grande valore e di rilancio, per non solo per aver risanato un territorio usufruibile per il nostro tutti i cittadini, ma soprattutto nella condizione che potranno essere approntate tante di quelle strutture che potranno darci l'effettiva sensazione di andare a vivere in un villaggio turistico, qual è poco fa l'ho detto, Disneyland, che si vende di usufrutto e di rilancio per tutto il territorio. Approvata l'ipotesi di approntare un progetto unitario con valenza intercomunale attraverso la riqualificazione dell'area di Marina di Cottone, verrà anche rimodulato l'intero sistema di mobilità. E soprattutto una mentalità nuova che prossimamente porterà un ritorno efficace in tutto il territorio, in cui i sindaci in sinergia cercano di sviluppare tutto il territorio al di là del progetto campanilistico. A questo progetto è annesso anche lo sviluppo del territorio, quindi delle infrastrutture e dell'efficientamento energetico, e tenteremo di camminare sempre in questo senso per proprio sviluppare il nostro territorio, che non ha niente da invidiare a nessuno, né è secondo a nessuno, proprio per la sua collocazione naturale tra mare e montagna. Contrasto all'illegalità nella spesa nel mondo della sanità pubblica. La Guardia di Finanza di Catania ha sottoscritto 4 protocolli d'intesa con le aziende ospedaliere cittadine e con l'ASP Etnea. Mario Grasso. 4 protocolli d'intesa sono stati siglati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Catania con il sistema sanitario Etneo, cioè l'ASP e le 3 grandi aziende ospedaliere cittadine, per consolidare le procedure operative utili a rafforzare il cosiddetto sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive dei pubblici interessi economici e finanziari. Il mondo della sanità è quello che ha ricevuto e che riceverà corposi finanziamenti anche dal PNRR, per il miglioramento delle strutture esistenti, il potenziamento del sistema di accoglienza e di risposta alla emergenza, oltre che alla degenza sanitaria. I protocolli mirano a migliorare, con mirata circolarità di notizie qualificate, l'interscambio informativo tra gli attori coinvolti, dunque la Guardia di Finanza da un lato, la pubblica amministrazione delle aziende ospedaliere e dell'ASP dall'altro lato, per individuare e reprimere potenziali fenomeni illeciti, con particolare riferimento, come dicevamo, al settore delle prestazioni sociali agevolate, ma anche alle spese previdenziali e sanitarie, agli appalti. È un percorso che vogliamo che quanto più possibile sia virtuoso, per cercare di fornire al cittadino non solo l'immagine formale, ma un'immagine sostanziale, concreta, di trasparenza, di meritocrazia, di sana competitività. Un percorso di dialogo rinforzato. Noi non ci sostituiamo alle azioni di controllo che devono necessariamente, normativamente, mettere in campo le singole amministrazioni, perché ciascuna azienda ospedaliera e l'ASP di Catania normativamente deve avere un proprio sistema di audit interno, ma questo audit interno deve essere capace di fornire a noi segnalazioni mirate, qualificate. Il comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza e i reparti dipendenti svilupperanno le notizie per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria. Il protocollo di oggi va a formalizzare un percorso metodologico di scambio di informazioni, un percorso che è anche un impegno istituzionale, quindi un impegno che deve avere anche qui una valenza formale, ma anche e soprattutto una valenza di carattere sostanziale. Su un settore, come correttamente ha ricordato lei, significa ingenti risorse, perché il mondo della spesa pubblica, soprattutto in determinate aree di questo paese e nella provincia etnea in modo particolare, ha un peso sicuramente molto molto significativo per le risorse del nostro Stato. E quindi garantire come Polizia Economico-Finanziaria di mettere in campo le migliori sinergie operative, il miglior scambio di informazioni e quindi un'azione quanto più mirata, precisa e puntuale da parte di chi ha un compito di investigazione, è un impegno preciso che oggi trova una sua formalità. E piena collaborazione è stata manifestata dagli enti che hanno sottoscritto gli accordi.
Un protocollo d'intesa fondamentale, essenziale, così il comparto della sanità catanese definisce l'accordo siglato questa mattina con la Guardia di Finanza, etnea trasparenza, ma anche efficienza. Gaetano Sirna dirige l'ospedale policlinico San Marco. Dove ci sono grandi cifre ci sono sempre appetiti patologici. Allora noi ci teniamo a essere trasparenti e legalmente inattaccabili, però alcune volte ci sono dei sintomi patologici, allora in questo caso avere l'opportunità di collaborare chi con degli specialisti come la Guardia di Finanza è veramente un grande vantaggio di cui noi dobbiamo approfittare assolutamente. Salvatore Giuffrida è il direttore generale del Cannizzaro. Le somme che arriveranno col PNR sono delle somme importanti, impegnative, e impegnativo, importante deve essere l'impegno di tutti noi, le aziende sanitarie di quest'area metropolitana con la Guardia di Finanza, e faremo squadra in questo senso nel termine della trasparenza, della velocizzazione dell'azione amministrativa per favorire l'utilizzo corretto delle risorse. Fabrizio De Nicola guida l'azienda ospedaliera Garibaldi. Non soltanto per, al fine ovviamente di controllare le uscite, le spese, la correttezza della pubblicazione e dell'azione della pubblica amministrazione, ma anche un percorso che deve essere quello della formazione e della prevenzione, corretto in un settore molto delicato, le gare, gli appalti, le forniture, fornire anche elementi di formazione e di conoscenza al personale dipendente delle aziende. E credo che questo spirito di collaborazione che deve esistere ed esisteva, oggi viene, ripeto, strutturato maggiormente con un protocollo che non ha soltanto aspetto formale ma sostanziale. Maurizio Lanza, direttore generale dell'ASP. Le aziende ospedaliere sono state in grado di assorbire la domanda di prestazione sanitaria sul Covid, l'ASP ha fatto la sua parte mettendo a disposizione una struttura da Drano e una struttura privata, oltre che ovviamente il proprio ospedale di Biancavilla. Le aziende ospedaliere hanno fatto la loro parte, nessun cittadino della provincia di Catania è dovuto andare fuori provincia per chiedere assistenza Covid. Questo perché? Perché le aziende catanesi si sono parlate, hanno dialogato e hanno costruito un sistema forte, coordinate dal commissario. Oggi stesso discorso. Il comandante della Guardia di Finanza ha avuto questa lungimiranza di dare concretezza a questo impegno, che ovviamente costituisce un'ulteriore conferma che solo con la sinergia delle istituzioni si possono raggiungere dei buoni livelli di qualitativi. Cronaca a Catania, i poliziotti del commissariato Borgognina hanno denunciato un pluripregiudicato di 44 anni specializzato nei furti in abitazione e ritenuto responsabile di 3 colpi messi a segno in giorni diversi in un B&B di Via De Gasperi, in un istituto scolastico di Piazza San Domenico Savio e in un ufficio di Via Sassari, identico il modus operandi. Il 44enne, sempre durante le ore notturne, dopo aver forzato con arnesi da scasso la porta d'ingresso, si introduceva nelle strutture facendo razzia di tutto ciò che trovava. Le indagini avviate in seguito alle denunce sporte hanno consentito di risalire, grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza, all'identità dell'autore dei furti, peraltro già noto agli agenti per numerosi precedenti penali, sempre per reati della stessa specie. Cronaca sindacale, alle idee chiare, la nuova segretaria confederale della CGIL di Catania, Concetta La Rosa, tra le priorità gli esuberi nello stabilimento Pfizer di Catania. Francesco La Rosa. Concetta La Rosa è stata eletta nuova segretaria confederale della CGIL di Catania, dopo essersi occupata della Camera del Lavoro di Caltagirone, di cui è stata componente della segreteria. Subentra adesso all'uscente Giuseppina Rotella, con la consapevolezza di dover affrontare sin da subito delle importanti vertenze, prima fra tutte quella che riguarda i lavoratori della Pfizer. Sì, c'è anche quella della Pfizer ed è a tutta la nostra attenzione, non soltanto della categoria che è in primo piano e quindi della Filcita, ma certamente di tutto il gruppo dirigente della Confederazione e anche di tutte le categorie. Non è assolutamente immaginabile pensare a un licenziamento di quella portata, a una mobilità verso altri territori lontani, perché significherebbe perdere comunque dell'occupazione, quindi la concentrazione è massima su questa vertenza. Sento tutta la responsabilità di questo incarico, mi onoro di farne parte, di questa squadra, di questo gruppo dirigente,
presidente della Camera del Lavoro di Catania, che è certamente un punto di riferimento per tutti i lavoratori e le lavoratrici e per la società civile in generale, credo, e credo che debba continuare ad essere così. Quali sono le linee programmatiche dalle quali parte? In questi, diciamo, ecco, ormai sembra superato dire che si vivono fasi difficili, perché prima della pandemia c'è stata la crisi economica, quindi siamo sempre in una situazione dove affrontiamo delle problematicità, quindi ogni volta abbiamo qualcosa in più da fare rispetto a tutto quello che sono le problematiche in generale, dalla destrutturazione del mercato del lavoro, del mondo del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Oggi chiaramente la nostra attenzione è concentrata anche sull'utilizzo del PNRR, quindi delle risorse che devono essere spese affinché vadano nella direzione auspicata da tutti, dello sviluppo della città e dell'occupazione, di un'occupazione di qualità. Oltre a, diciamo, a un evento, diciamo, importante, che è quello delle elezioni dell'RSU nel pubblico impiego e nella scuola, che noi crediamo che quello sia un momento di grande partecipazione democratica dei lavoratori e delle lavoratrici, che deve fare crescere i lavoratori, che deve, come dire, consolidare dei diritti, acquisirne di nuovi, e deve fare grande la CGIL. Torniamo in cronaca. Procuravano pezzi di ricambio rubandoli dalle auto in sosta. I carabinieri della stazione di Acicastello hanno denunciato un 38enne di Palagonia, un 18enne di Reggio Emilia e una 23enne di origine romena, perché accusati di furto aggravato in concorso. L'inchiesta ha preso il via dopo la denuncia di un cittadino che si era presentato in caserma per segnalare che in via Acicastello, nei pressi di un parcheggio, aveva notato tre persone aggirarsi tra le autovetture, le quali al suo arrivo si sarebbero allontanate in tutta fretta a bordo di una Mercedes classe A. Sul posto è subito arrivata una pattuglia che, nel transitare in via Musco, ha localizzato proprio quella Mercedes, trovandola in sosta ai margini della strada. Ai carabinieri è bastato poco per capire che il 18enne e la 23enne a bordo dell'auto stavano attendendo che il terzo finisse il colpo. Difatti, dall'altro lato della carreggiata hanno notato quest'ultimo armeggiare su un'auto ovviamente identica a quella loro, mentre era intento a lavorarvi all'interno del vano motore. I militari hanno immediatamente bloccato i tre, che sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da officina, nonché di un crick e di un catalizzatore appena asportati da un'altra autovettura parcheggiata. Parliamo di lotta al Covid. È già pronta l'area riservata alle inoculazioni dei vaccini ai bimbi nel lab di Acireale. Oggi la visita del capo dipartimento prevenzione dell'ASP di Catania, Antonio La Rosa, si punta ad imprimere un'accelerazione all'immunizzazione dei più piccoli. La partita contro la diffusione del coronavirus si sposta sulla vaccinazione dei bambini in età pediatrica 5-11 anni, per la quale si sta concentrando ogni sforzo sanitario nell'allestimento di aree riservate alla inoculazione del siero a questa fascia della popolazione, la più esposta al virus e in grado di veicolare tra le mura domestiche, come dimostrano i dati diffusi dalle autorità sanitarie che monitorano la diffusione pandemica. Gli esperti invitano i genitori a sottoporre i piccoli che rientrano in questo range anagrafico a collaborare per arginare la dominante Omicron e le possibili varianti. Stamane al Lab Vaccini del Palasport di Acireale si è recato in visita il capo dipartimento della prevenzione dell'ASP di Catania, Antonio Leonardi. La struttura di contrada Tupparello è stata in parte rimodulata a misura di bambino, con aree giochi dedicata, banchette e fogli da colorare e persino il diploma di coraggio, un incentivo pensato per incoraggiare i bambini più sensibili e timorosi a sottoporsi alla campagna di protezione vaccinale. Vaccinolandia si avvale della collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana, impiega anche pediatri e personale medico ed infermieristico per le operazioni di somministrazione che da giorno 11 verranno effettuate solo nei centri vaccinali, liberando gli ospedali che potranno tornare alle loro funzioni. Uno sforzo organizzativo che si spera possa dare la spallata definitiva alla diffusione della SARS-CoV-2. Complimenti ai responsabili del lab, che so che lavorano con grande professionalità, e soprattutto
soprattutto dobbiamo incrementare il più possibile la vaccinazione dei bambini 5-11 anni. Su questo dobbiamo ancora fare tanto, bisogna che aumentino le percentuali appunto di vaccinazione e che i genitori si convincono a portare i loro bambini alla vaccinazione. È importante anche la vaccinazione dei 5-11 anni. Questo è un angolo particolare, è un angolo in cui dobbiamo accogliere i bambini che secondo me saranno, come ho detto altre volte, l'ultimo step per sconfiggere questa pandemia. Sicuramente ancora non siamo alla fine del tunnel, ma la luce diventa molto più chiara, ci possiamo finalmente un po' tranquillizzare e cercare di definire finalmente questa problematica che ci ha coinvolto per ormai quasi 2 anni. È importante, sicuramente molto importante, che si vaccinino i bambini, cosa che molti genitori stanno facendo, e poi che finalmente si debelli questo virus che ci ha costretto ad una vita totalmente diversa da quella che abbiamo fatto, però ricordandoci sempre quello che è successo, non dimenticando e convincendoci che solo la vaccinazione ci potrà salvare. Nel giro ispettivo dal capo dipartimento prevenzione dell'ASP Etnea Leonardi, anche responsabile dell'ABO Vaccini Ranieri e Mazzarino, oltre a personale organizzativo e la garante per i diritti dei bambini, Maria Moschetto. Ho vigilato perché tutto l'allestimento fosse a misura di bambino e questo anche riguardo alla vaccinazione abbiamo già organizzato gli incontri precedenti, perché è importante proprio incentivare, promuovere questa vaccinazione nell'infanzia, che questa è l'unica via d'uscita che la scienza e quindi ci garantisce per venire fuori da questa pandemia, da questo stato di emergenza. Militari della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 4.150 mascherine FFP2 che, secondo l'accusa, erano ingannevolmente pubblicizzate come pediatriche. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che erano pronte ad essere messe in commercio in frode al commercio con il marchio CE apposto in maniera illegittima e in assenza della documentazione attestante il superamento dei previsti test di laboratorio. Il sequestro è stato eseguito in un'attività commerciale il cui proprietario è stato denunciato. Secondo gli investigatori, le mascherine, se immesse in commercio, avrebbero ingenerato nel consumatore l'erranea convinzione di acquistare un prodotto certificato da destinare ai bambini, quando invece le mascherine FFP2, essendo dei dispositivi di protezione individuale, sono destinati ad un pubblico di lavoratori. Per gli esperti, ricorda la Guardia di Finanza, i bambini dovrebbero utilizzare soltanto mascherine di tipo chirurgico, considerato che l'uso di mascherine facciali filtranti è modellato sugli adulti. Stimolare la mobilità dei più giovani attraverso la pratica sportiva, protagonisti gli studenti dell'Istituto Alberghiero Wojtyla di Catania, coinvolta anche l'università. Si intitola Lo sport, una meravigliosa palestra dei valori, l'iniziativa presentata stamattina nell'Istituto Alberghiero Carlo Wojtyla di Catania. Il progetto, finanziato dal MIUR, ha come obiettivo la realizzazione di iniziative mirate a favorire l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la promozione delle attività motorie e sportive, sensibilizzando i ragazzi attraverso la promozione dello sport come valore culturale, mirando anche all'inclusione sociale per la popolazione scolastica, compresa quella che frequenta i corsi serali. Ma questo progetto è la partenza per cominciare a diffondere questa nostra necessità di tornare a muoverci e soprattutto di andare a muoverci in quei segmenti che chiamiamo nel progetto spazi inattivi, che sono le pause durante le attività scolastiche degli insegnamenti. Molte volte magari i ragazzi possono impiegarle in una certa maniera, anche con i social e quant'altro. Sarebbe importante che li cominciassero a impiegare con un po' di attività sportiva, che potrebbe essere sport da tavolo, che potrebbe essere un calcio balilla, che potrebbe essere un'attività motoria. La parte invece non secondaria è la parte che si chiamerà
pedibus e bicibus, per un motivo molto semplice, perché cominceremo nei centri dove sarà possibile fare questo tipo di raccolta la mattina, camminare insieme con due educatori, e li cominciamo a far fare un po' di attività motoria per arrivare a scuola e per riportarli con sempre degli accompagnatori che si possono distinguere dai loro giubbotti e quant'altro. E anche in alcuni borghi dove ci sono le vie ciclabili faremo anche la parte delle bicibus. Siamo una delle uniche tre scuole in Italia ad averlo avuto approvato e siamo veramente fieri di questo, ma soprattutto l'orgoglio è riposto nel fatto che noi crediamo moltissimo nel valore dello sport, della sua valenza educativa, perché attraverso lo sport si recupera tutto quel vissuto che magari nella quotidianità non si esercita, cioè il rispetto delle regole, lo stare insieme, la solidarietà e soprattutto anche un attimo di gioia, visto che chiaramente veniamo e siamo ancora in condizioni pandemiche, i ragazzi ne hanno molto risentito. Quindi la diffusione della cultura dello sport per noi costituisce un valore aggiunto nel percorso di formazione e di istruzione degli studenti. Nuovamente in studio, consueto sguardo dopo la pubblicità al meteo, ecco cosa ci riservano le previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domani. Giovedì 10 febbraio, cielo ovunque sereno sulla Sicilia, venti assenti, mari calmi. Le temperature oscilleranno da 0 gradi a Enna a 19 a Siracusa e Catania nel capoluogo etneo, 7 gradi la minima. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono infatti altre notizie, ma vi ricordo che potrete riseguirlo su internet, sul nostro sito all'indirizzo reitv.it, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Un nuovo appuntamento in diretta con l'informazione invece alle 19.45. Grazie per averci seguito e a voi tutti buon pomeriggio.